Volevo chiedere a questo punto a Francesco Amodeo di raccontarci quello che per voi è diventato importante, che è diventato patrimonio di questo movimento di blogger, di persone che parlano in rete, che interagiscono, in qualche modo persone che non si conoscono ma che condividono una battaglia comune. Certo. Siete un web movimento. Sì, noi ci siamo resi conto che probabilmente c'è un'elite di potenti che ha tolto la sovranità al popolo italiano, sia politica che monetaria, e che prendono le decisioni al posto nostro. Detta così può sembrare la classica versione da complottista, fin quando non si parla carte alla mano, allora il complottista diventa realista. Io voglio parlare solo da realista, Vedo cioè che io è non uno voglio. schema lì. Vabbè, questo è uno schema che fotografa la situazione prima e dopo il voto in Italia. È Faccelo vedere. questo. Allora, questo lo faccio vedere perché questo vi fa capire forse che non siamo più sovrani, non prendiamo più nessuna decisione. Quindi Allora, lo prima del faccio voto, vedere allora, perché lo ovviamente posso anche qualcuno lo vedrà spiegare. piccolo. Prima Prima del voto voto c'era Presidente come della Repubblica presidente Napoletana. napoletano. Dopo il voto troviamo come presidente della Repubblica napoletano. Prima del voto avevamo come presidente del Consiglio Mario Monti, che proviene dal Club Bilderberg, dalla Commissione Trilaterale, dall'Aspen Institute e dalla Goldman Sachs. Dopo Dopo il il voto voto. arriva Enrico Letta, che proviene dal Club Bilderberg, dalla Commissione Trilaterale, dall'Aspen Institute e non diciamo della Goldman Sachs perché esiste un Letta nella Goldman Sachs, ma è lo zio. Perfetto. Perfetto. Da chi Prima sono del voto era sostenuti? sostenuto Prima dal del PD, voto PD, PDL e Unione di PDL. Centro. Dopo il voto PD, PDL e Unione di Centro. La frase dice sotto, alle prossime elezioni prometteranno il cambiamento e voi ci crederete. Ora, cosa ci fa Però dubitare? Sì. posso farti un'obiezione Sì. banale? Seguo la politica da tanti anni e quello che hai detto è come dire, un sillogismo che non prova niente, perché dietro questo c'è una storia. Esempio, se cosa che è nella libertà del 5 Stelle di non farlo, se il 5 Stelle avesse fatto un'alleanza con Berlusconi o con Bersani avremmo un altro governo. Cioè Sì, voglio ma dire, formato da non c'è persone che stato un... provengono dalle stesse Se lobby e aspetta, sono no, ti faccio solo pochissimi una che domanda, provengono. ti Sì. dico, le lobby saranno forti e tutto, ma c'è la forza della democrazia, era Ma enorme. infatti Se quello che tu hai detto il c'è, Movimento 5 non sarebbe Stelle mai si potuto fosse accadere. coalizzato con uno qualunque di questi partiti, avremmo un altro governo. Non essendoci un'alternativa, si è tornati Ma a non è quello che che c'era prima. l'alternativa L'alternativa non c'era. la vogliono. Va bene, ho capito, no, ma io Allora. ti sto ponendo una domanda. Se fosse così, cioè se ci fosse un disegno Sì, ma cospirativo, non può usare cioè la parola non può essere cospirativa. Io vedi, determinato. questo non voglio Allora, captare. Lei non non mi può parlare di cospirativo, cospirazione quando segreto, io. Ma perché segreto? Perché complotto, segreto? No, come lo vogliamo complotto. chiamare? Allora, Purtroppo che siete capito? voi che lo mascherate, ma non è né segreto perché le riunioni si sa dove avvengono. Si Bene, sa la lista io dei non lo partecipanti. maschero, Si sa scusami, quelle no, che scelgono io tutte le non lo coincidenze. maschero. Scusate, Sì, parliamo delle no, una coincidenze. cosa No, per però io volta, non voglio io non cospirazione, né sto, la parola no, complottista perché ma non io non sono sto complottista, maschero non né realista. realista. Allora, se ci Non fosse voglio cosa, che cospirazione cos'è? perché E non è. che cos'è? Hanno tolto la Ma sovranità al è. popolo italiano perché noi di queste persone non abbiamo votato nessuno. Bene, Perfetto. quello che ti sto dicendo è sono state votate quei partiti, rappresentano parte degli No, eletti, no, 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 ma non è se così. ci fosse Non è stata così. un'altra Non è maggioranza così. ci sarebbe un altro Allora le posso governo. spiegare perché Cioè, quindi evidentemente uno può senza, dire, quando Mario Monti è stato nominato ecco qua, un Presidente del Consiglio, attimo, non faceva parte di nessun partito. No, ma non è stato solo. Preso, nominato allora, nottetempo, senatore a vita, puff, salvo, possiamo fotografare sai la situazione. benissimo che siamo in una repubblica parlamentare in cui, a norma della Costituzione italiana che voi Impongono l'uomo in una difendete, il repubblica Movimento 5 parlamentare. Stelle fa una battaglia per difendere la Costituzione. Questa Costituzione prevede che siamo una repubblica? Sì, ma non Come c'è siamo una nessuno. repubblica? Una repubblica fondata sul lavoro. No, No, su quello è cosa? l'articolo 1. Repubblica parlamentare fondata sul lavoro. Parlamentare. Perfetto. Vabbè. Quindi, che cosa vuol dire? Qual è la differenza fra una repubblica presidenziale e una repubblica parlamentare? Che il Parlamento è sovrano, può Ma nominare in cosa qualunque c'è di momento il sovrano da Presidente del Consiglio. questo? Vi posso interrompere? Cioè, da Era dove stato viene detto, Mario abbiamo Monti? poco Cosa c'è tempo, di visto che i tempi sovrano in questo? televisivi sono molto stretti. Il discorso Possiamo della Repubblica fotografare. Italiana, la Costituzione, viene detto tutti i giorni qui a Omnibus e in tutte le altre trasmissioni. Non Invece, saremo il parte anche motivo. noi di un disegno No, comune. no, no, È no, la però sto storia dicendo, invece, d'Italia. il motivo per cui io ti ho lanciato la sfida, non l'abbiamo ancora detto, a parte sì la denuncia di Paola Perfetto. Muso. Allora, Andiamo comunque, avanti. l'unica Posso cosa che non cosa accetto è poi, di dire che dimmi che io io maschero abbiamo qualcosa, finito. che No, vi no, ho no, lei no, chiamato, no, lei no, state parlando lei è senza stato nessun assolutamente filtro. inasprettato, lei sta Perfetto. dimostrando di non conoscere queste realtà. Oh, io conosco No, non le bene quello conosce, che questo dici. sta dimostrando, ma questo le fa onore, che se lei No, conosceva queste realtà e non io ne le parlava, conosco. Cioè, no, non allora. credo che quello che tu E sostenga, allora che può posso essere, fotografare in due avviene per un minuti? Ho percorso 2 minuti per politico. fotografare un Certo, attimo la vai. situazione. Che cosa succede nel 2011? In seguito a una riunione dei grandi del mondo, ok, il G20, due governi, Berlusconi in Italia E la e Grecia? Papandreou in Grecia, Questa è la improvvisamente tesi.
Stessa provenienza, no, stesso percorso. Faccia parlare. Tornano in Italia e improvvisamente danno le dimissioni a causa di questa crisi economica. Né Berlusconi aveva mai dato cenno prima di volersi dimettere, né Papandreou aveva addirittura fatto un referendum in Grecia. Invece cadono questi due governi democraticamente eletti e arrivano due tecnici, uno in Italia, Monti, uno in Grecia, Papademos. Ora, Mario Monti a noi ce lo presentano come un professore della Bocconi di Milano, come un commissario europeo. Nessuno però ci ha mai detto... Lo è, voglio lo dire, è. Questo lo è. Però non ce lo puoi presentare come... Non puoi presentarcelo come professore della Bocconi di Milano e non ci dici che il presidente europeo della Commissione Trilaterale, la più importante lobby di banchieri e finanzieri del mondo, Mario Monti rappresenta non l'Italia, rappresenta l'Europa a rappresentarlo. Ci rendiamo conto dell'importanza dell'incarico, di quello che a noi ci hanno dipinto come un professore. Mario Monti è membro del consiglio direttivo del club Bilderberg, non un invitato come la Lili Gruber che è stata invitata per due anni consecutivi, è presidente, è membro del consiglio direttivo. Sì, però okay, ne lavorato... stiamo parlando perché non sono dei segreti. Sono informazioni perché e, voi non mettete, e stiamo partendo dall'assunto che secondo te, non so qual è la parola che usi, il club Bilderberg è un'associazione segreta, non è segreta, parasegreta, mascherata dai media. È un'associazione che voi per media noi è una delle 100 associazioni di lobbying che esistono nel mondo. Allora mettiamola così, arriva Monti in Italia, voi invece di presentarlo come tecnico, dite allora la persona che abbiamo scelto proviene da una lobby importante di banchieri e finanzieri, club Bilderberg, tu hai sentito commissione le trilaterale, e soprattutto discusso anche dire, signori, Mario Monti proviene dalla Goldman Sachs, non ci dimentichiamo che la Goldman Sachs è la banca d'affari americana che ha indotto la crisi sui mercati americani ed è stata incriminata, che è stata nascosta, che Monti abbia partecipato, la crisi sui mercati italiani è apparsa sui giornali, è stata commentata. Ma non vengono uniti i puntini. Voi disinformate in questo modo, non Quindi unite i puntini. No, non lei, perché lei in questo momento mi sta dando la possibilità di parlare. Lei assolutamente sa. Fino a questo punto c'è stata una disinformazione. Io sono convinto che a casa saranno seguendo con gli occhi puntati perché è la prima volta che sentono parlare di queste cose. Mario Monti viene dalla Goldman Sachs, che è la banca che ha indotto la crisi anche sui mercati italiani. Non lo dico io, su Milano Finanza c'ho l'articolo, dice che la vendita di BTP improvvisa della Goldman Sachs ha portato lo spread a salire e quello spread ha fatto cadere Berlusconi e ha portato a diversissime cose, sì, però, ma come no, però mi interessa proprio indurre questo la punto. Crisi e poi portare un suo uomo a sostituirlo. In Grecia la stessa cosa. Papademos in Grecia proviene dal club Bilderberg, dalla commissione trilaterale della Goldman Sachs. Dopo la crisi la Goldman del Sachs governo che ha truccato i conti in Grecia perfetto. Insieme a lui, è una cosa insieme che a lui è stata... e poi lo impone perfetto. Al governo. Ho una domanda da fare, ma se fosse così? No, è così. Bene, è una vostra ipotesi, io posso no, dire no, se non è fosse ipotesi, così. Non è un'ipotesi. Bene, è una vostra ipotesi suffragata dai fatti di cui voi siete certi e di cui altri potrebbero dubitare, no? Okay. Che ci sia un unico disegno. No, uno non può c'è, dubitare. Io sto dicendo difendiamo il diritto di un altro a dubitare. Voi lo state sostenendo, attimo. Io non posso né contestare, ma io non sto dicendo però che c'è un disegno. Una domanda, io le sto facendo io una domanda a lei, ci sono delle anomalie. Stavo facendo io una domanda, molto semplice, se fosse così, voglio dire... sarebbe in qualche modo dovreste dire che Berlusconi, la caduta di Berlusconi che voi avete salutato come un grande successo, voi oppositori di Berlusconi, no? Voglio ma dire io non sono oppositore di Berlusconi, io sono un cittadino italiano che vede lo schifo che ha fatto la politica in questi ultimi decenni e ti dico la verità, ora non riesco a trovarlo adesso, ma io l'indomani di quando ho sentito la nomina di Monti ho detto siamo caduti dalla padella nella brace. Va quindi, bene, allora, però quindi... se questa ipotesi è vera, Berlusconi in qualche modo era un ostacolo alla nomina di questo uomo. Ma perché non è riuscito a mettere in pratica quello che i potenti volevano che lui facesse, per questo l'hanno messo da parte. Prima si fidavano, poi quindi, è passato nella cordata perdente. Berlusconi allora, era nemico dei potenti. Che se ne dica è l'unico che non è mai andato alla riunione Bilderberg, perché questo lo possiamo dire. Sì, però c'è stato evidentemente... Ma quindi è più pericoloso Monti che mamma ha fatto mia, parte di Bilderberg di Berlusconi? Infatti Berlusconi lo demonizzate voi come il più pericoloso. Io non lo demonizzo, ancora, cioè, non io non demonizzo paese, nessuno. Ma il male scusate, minore rispetto ma chi è che a questi chiama Berlusconi qua? Lo psiconano? Chi è ma che io non ma lascia stare il Movimento 5 Stelle. Abbiamo detto, qua stiamo parlando da cittadini, di affari che interessano 60 milioni, non gli 8 milioni. Io voglio dire che avete un'opinione positiva di Berlusconi perché... Ma come fai ad avere un'opinione positiva di Berlusconi? Che c'entra? Fra 0 e 100 c'è anche il 50.
Quindi non quindi è che però, allora, dire... Francesco ha risposto. Cioè Berlusconi anche comunque, tu il governo pensi Berlusconi era stato eletto comunque sia, con elezioni democratiche. Anche tu pensi che sia più grave la nomina di Monti cioè, che assolutamente. Quella di Berlusconi si presenta dalle persone e si fa eleggere. Oh, questi altra cosa impongono della dalle lobby. Tabella, ti però faccio una posso domanda. Dire solo una cosa, è sì, modo che gli no, italiani capiscono, sono stiamo parlando di tante di questa altre cose tabella per cui che eravamo dicevi. Venuti. Però voglio dire anche una cosa Letta, secondo te, è la stessa cosa, secondo scusi, lei, ma Letta è la stessa cosa di Monti? Allora, questo è una cosa, dove sta la telecamera? Io lavoro in telecamera questa cosa. Allora, l'ultima riunione alla quale ha partecipato Mario Monti è stata nel 2011 del Club Bilderberg. Mm. Nel 2012 il presidente napoletano gli conferisce l'incarico di presidente del Consiglio. A quel punto si forma un gap nel Club Bilderberg per la riunione del 2012. Avevano bisogno di un politico italiano. Il Club Bilderberg ha scelto tra tutti i politici italiani che esistono, ha invitato alla riunione Enrico Letta. Qualche mese dopo... Quindi Enrico Letta è stato chiamato a sostituire Monti nel Club Bilderberg da questi personaggi e ce lo siamo ritrovati anche al posto di Monti al governo del paese, sempre scelto da Giorgio Napolitano. Tant'è e vero. Tant'è vero che c'è stato anche bene. Un pizzino ecco, tra Monti e adesso io vi chiedo una cosa, perché io faccio il cronista politico da 20 anni, non sì. ho particolari simpatie per Monti, anzi l'ho criticato moltissimo, non ho particolari legami con Enrico Letta, però una cosa... Posso dire sì. con certezza, Letta e Monti, se uno conosce la loro storia e il loro percorso politico, sono due persone che hanno quasi nulla in comune. Tanto è vero che la linea... partiamo dall'assunto. Ma come non hanno in comune? Il famoso in rete, non in idea sì. italiana, il famoso pizzino sì. che è Enrico Letta... Lo abbiamo mostrato anche in questo programma. Perfetto. Sono molto allora, contento, è il giorno più bello della vita. Sì, lo possiamo mostriamo il pizzino. Ok, lo leggo adesso. Sì. Allora, qui scrive Enrico Letta... Il giorno, l'indomani di quando Monti viene nominato Presidente del Consiglio. Certo. Mario, quando vuoi, dimmi forme e modi con cui posso esserti utile dall'esterno, sia ufficialmente, sia riservatamente. Per ora mi sembra tutto un miracolo. E allora i miracoli esistono, punto esclamativo, perfetto. Enrico. Allora io vorrei chiedere, se avessi mai il privilegio di incontrare il Presidente Letta, prima di tutto mi può spiegare cosa intende dire sia ufficialmente che riservatamente? E secondariamente, ma di quale miracolo sta parlando? Perché forse lui è l'unico in Italia a vedere miracoli in questo frangente. Molto semplice, basta. La linea di Enrico Letta era che fosse importante avere un governo di larghe intese e Monti rappresentava una soluzione di quella crisi che portava un governo di larghe intese e non a un governo di centrodestra. Mia, volevi dire una cosa? Sì, io avevo una domanda per Salvo, scusatemi se esco un attimo dal seminato. Volevo sapere se Salvo, che io ho visto partecipare proprio con tutto il cuore al Movimento 5 Stelle, a farlo crescere anche a suo modo, ha subito qualche delusione da parte dei parlamentari del Movimento 5 Stelle o di tutto quello che ha visto? Non so, avevamo parlato anche di Porcellum all'epoca, ad esempio sentire ora Grillo che invece dice il Porcellum è una strada possibile. C'è stata qualche delusione, Salvo? Hai avuto delusioni? No, direi assolutamente no, ma da nessuno. Comunque io oggi sono qui in veste di cittadino italiano. Quindi non c'entra nulla i miei rapporti all'interno del Movimento 5 Stelle, non no, c'entra non assolutamente nulla, noi ci siamo venuti per parlare di altre cose, quindi ho già visto il cartello chiudere, dobbiamo veramente chiudere? Abbiamo finito il tempo, ma l'ultima cosa che chiedo a entrambi, mettiamo che io e te, io e Salvo nella nostra infanzia abbiamo tutte e due preso la tessera, che ne so, del Rotary Club che è o del Club di Topolino, poi abbiamo fatto le nostre vite totalmente separati. Arriva qualcuno e dice no, però attenzione, fanno parte dello stesso club. In questo club. Caso non funziona, sai perché? Perché Enrico Letta non era membro del Club Bilderberg prima, l'hanno chiamato proprio nel 2012 e nel 2013 è diventato presidente del Consiglio. I gruppi di lobbying vogliono fare i loro aderenti persone importanti. No, e l'hanno fatto diventare loro, l'hanno fatto e poi l'hanno loro. Fatto e diventare premier. Non era il presidente del Consiglio, non era candidato alla presidenza del Consiglio e non era neanche il segretario del suo partito, perché tra i tanti politici ne puoi scegliere uno. Per andare a una riunione degli uomini più importanti del mondo c'era Barroso perché nella Commissione è un europea. Politico di grande rango e di grande possibilità. E poi coincidenza, allora è una coincidenza. Io sono qui per dubitare, non io non sto dando bene. Nessuna scusa Luca, allora, non però, stiamo dando io vorrei dire coincidenza. Le ultime due cose molto che sono estremamente importanti. Allora, la prima, c'è un magistrato in Italia molto stimato, estremamente stimato, imposimato, che dice che il Bilderberg è dietro la strategia della tensione e le stragi. Allora io
Se fo- sì, da sì, italiano, no, questa diciamo, è una cosa che ha detto Imposimato, sapere. Ma che non è provata. No, lui dice che è provato un documento di Alessandrini. Sì, che tra lui dice che è un documento di Alessandrini. Ma perché nessuno lo correva? Sì, però sulla strategia della tensione ci sono decine di tesi opposte che sostengono che ci sono dietro le stragi forze diverse e complessissime. Nelle inchieste che sono state fatte, penso alla sentenza su Piazza Fontana emessa da un giudice integerrimo, non si fa minima menzione sul club Bilderberg. Sto parlando dell'inchiesta del giudice Salvini. Sì. È un'ordinanza di 150 pagine che io fra l'altro ho avuto l'avventura di leggere, non c'è il minimo riferimento al club Bilderberg. Però, se tu hai delle prove per dire che c'è un'influenza di questo club sulla strage di Piazza Fontana compiuta nel 69? Assolutamente no, ma non sarebbe neanche in carico e mio. E allora non la diciamo questa cosa. Ma se c'è un giudice è una cosa senza senso. Che lo dice. Imposimato è il presidente onorario aggiunto della Suprema Corte di Cassazione. È quello, il giudice istruttore dei maggiori fatti di cronaca italiani. Se io cito italiani, Imposimato è perché sono convinto che abbia ragione, non perché dico... No, Imposimato dice di avere dei documenti. Ce n'è un altro di giudice. C'è anche il giudice. Vero. Io sono convinto. Certo, non posso io portarti le prove. Non sono un magistrato, non sono un investigatore. C'è anche il magistrato Paolo Ferraro, che grazie al cielo è vivo perché oggi c'è la rete. Se lui si fosse trovato nel 92, ai tempi di Falcone e Borsellino, sarebbe già morto. No, lui ha subito un attentato, hanno tagliato le gomme del suo camper, per fortuna le avevano tagliate non in modo da lasciarlo a piedi, proprio in modo che si rompessero durante il tragitto. Per fortuna non si sono rotte. Oggi non lo ammazzano più perché lui ha disseminato la rete di centinaia e centinaia di documenti e quindi ormai ammazzandolo farebbero il suo gioco, perché a quel punto basta un solo magistrato onesto che prende tutti i documenti con nomi, cognomi, eccetera, tutta di gente che non ha mai denunciato nessuno, non è mai stato querelato Paolo Ferraro, l'hanno però espulso, il CSM l'ha sospeso. Bene, quindi il nostro tempo oggi è finito, non è detto che non ne riparleremo, ma questa è una cosa storica, volevo dire, continuerete a parlarne nella cosa, nelle assolutamente, voci assolutamente sì. Io ho fatto un'intervista a Paolo Ferraro pochi giorni fa che è durata 2 ore e 24 minuti, ha già avuto 7.000 visualizzazioni in 3 giorni, la gente è molto interessata a queste cose, quindi se vuoi ne possiamo venire a parlare. Bene, qui anche insieme a Paolo Ferraro. Ultima cosa, se ci fosse stata la rete nel 92, Falcone e Borsellino sarebbero vivi. Italiani, informatevi sul meccanismo europeo di stabilità. Questa settimana di In Onda è finita così, in modo assolutamente non rituale, ma è giusto, è un confronto fra la rete, il web e la televisione, e noi ci rivediamo lunedì alle 8:30. Buonasera.